sono stato, come dire, bombardato dalla proposta di Magic Oblivion, che in tutti i video in cui io sono entrato a illustrare profezie, che non sono così divinazioni, sono calcoli precisi basati su una lettura possibilmente sapiente della Bibbia, sono stato bersagliato dalla proposta di prendere visione di un video. Ho seguito il consiglio e il video che mi è stato proposto ha riguardato i cerchi sul grano e un'intervista in relazione a questo fenomeno fatta con un osservatore puntuale, preciso, che ha riferito la sua interpretazione su questo fenomeno, che realmente è straordinario, perché andare solo a immaginare la complessità di organizzare sotto il profilo nostro, umano, una cosa come questa, in cui, come è mostrato nel video, sovrapponendo il dritto al rovescio di due cerchi diversi, si ottiene il volto della sindone, è solo pazzesco immaginare l'umana possibilità tecnologica nostra di poterlo eseguire in un modo che non sia visto mentre è eseguito da nessuno. È soltanto pazzesco pensare che l'umana tecnologia oggi sia in grado di eseguirlo. Ma allora, se non è l'uomo, chi lo fa? Immediatamente l'uomo è tentato di risolvere il problema chiamando in causa altri fattori reali. Sono gli extraterrestri che dal futuro o da stelle lontane sono attorno a noi e realizzano queste opere qui. Vedete, tutte le volte che l'uomo non riesce a dare soluzione a certi problemi che hanno aspetti reali di esecuzione impossibile, si va a inventare soluzioni sempre reali, di uomini reali che lo facciano. Nel 2001, con l'abbattimento delle due torri gemelle, l'uomo è andato a immaginarsi l'intervento di Bush, che per avere l'occasione di fare la guerra ha bisogno di abbattere le due torri gemelle. E allora che cosa fa? Sapendo bene che quei due grattacieli hanno una molteplicità di proprietà diverse. Entrare in quelle proprietà in modo occulto a ogni proprietà e nel giro di pochissimo tempo minare tutte le colonne portanti in modo da programmare un crollo computerizzato. Ecco, se io fossi, io personalmente, nei panni di Bush, davanti a questo impegno, io lo ritengo impossibile, perché su tutti quei proprietari volete che non sospetti io che qualcuno di questi indaghi che cosa sto facendo io, mentre sono lì
che sono entrato in casa loro di nascosto di loro e non sia insospettito dal prima e dal dopo, che non mi accorga che cosa è stato fatto di pesante, di incisivo su tutte le colonne. Io, se fossi il Bush che pensa una cosa del genere, mi riterrei un imbecille, perché è soltanto folle concepire un piano di questo tipo qui con la speranza di farla franca poi. Ma quando crollano le due torri gemelle ci deve essere per forza un esecutore reale, perché altrimenti l'uomo, che è convinto che tutte le cose che accadono qui nel mondo abbiano un esecutore reale, si va a inventare gli esecutori reali, che sono da una parte il Bush, che ordisce una simile cosa pazzesca contro la sua stessa patria per avere l'occasione di fare una guerra, come se gli Stati Uniti avessero questi scrupoli. È soltanto inimmaginabile pensarlo. E allo stesso modo è inimmaginabile pensare, nel tempo dell'antica esistenza dei faraoni, che le 10 piaghe d'Egitto siano state dovute tutte quante a cause naturali, ossia le rane, il sangue, eccetera, dovuti al comparire improvviso di microrganismi, a un vulcano che erutta e a altre cose reali così. Allo stesso modo, io chiedo, chi di reale può intervenire e mutare 5 pani e 2 pesci in quella quantità enorme di pani e di pesci che, dopo che 5.000 persone li ebbero per sfamarsi, ne avanzarono 12 sporte piene di resti. Sono intervenuti gli extraterrestri? O è stato Dio che lo ha fatto? Ma, ancora una volta, voi dite Dio opera così, una volta, ma ora non più. Ora Dio si guarda bene dall'intervenire, proprio in un modo assolutamente ingiustificabile. No, non lo fa Dio. Allora, se non lo fa Dio, chi sono? Gli extraterrestri, che in possesso di una tecnologia sopraffina, ecco, dopo che hanno una sorta di disegno realizzato con tutte le cure, lo proiettano lì su un campo di grano e realizzano quell'opera, così come se un laser incidesse una lastra di quelle che poi sono usate per stampare. Ecco, io nei confronti di queste considerazioni immediatamente ne vedo il limite. Un uomo al giorno di oggi crede che Dio non sia l'autore della realtà per come essa accade. No, perché la realtà è mandata su nella sua attuazione avanti dalle forze della natura, e se non sono esattamente le forze della natura, allora sono le forze indipendenti della vita che hanno la capacità di alterare la natura. E quando arriva un figlio di Dio, evidente, allora ha la capacità di andare contro le leggi della natura e cammina sulle acque, fa questi prodigi nei pani e nei pesci, tira di nuovo in vita il Lazzaro morto oramai da 4 giorni
e che già mandava puzza, e soprattutto da morto attua la sua stessa resurrezione. Ma com'è possibile, si dice un San Tommaso, se è morto e non c'è più, come fa a fare ancora qualcosa e a causare la sua stessa resurrezione? Io non ci credo. Se non metto le dita nei buchi lasciati dai chiodi e le mani nel costato perforato da quella lancia, io non ci credo. Potete essere tutti quanti voi a dirmelo, ma io non ci credo. E l'uomo ha proprio questa incredulità propria di tutti i San Tommaso di questo mondo, che abituati a vedere tutto fatto sempre o da uno che è vivo o dalla natura, non credono che uno che non è vivo più ha la capacità impossibile a chi non c'è più di fare ancora qualcosa. Ecco che dunque di fronte a questi aspetti è Dio che attua tutte le cose che esistono al mondo, ma non si fa vedere, è assolutamente invisibile, perché ha diviso il suo agire rispetto all'agire del mondo e dell'uomo, scegliendo per sé il verso centripeto che riporta tutto a un unico punto e annulla l'infinito spazio dell'universo azzerandolo, e questo è il modo che Dio ha scelto di ricondurre tutto il reale in pura essenza iniziale, in potenza di esistere. E questa è la divina forza di Dio. Ma Dio, mentre ha questa divina forza, la fa vedere, ma non come la forza di Dio, come la forza uguale e contraria di un diavolo di dannazione, il quale è il re di questo mondo e vi mostra ogni cosa. Il primo figlio di Adamo, che era Caino, non gradiva il favore divino dato al suo fratellino, che si chiamava con il nome stesso di chi viene da Dio, si chiamava Abele, dove Ab è proprio il termine dell'antico latino di derivazione, e Ele è il nome di Dio, quindi il figlio Abele veniva da Dio, e poiché non viene da Dio il comportamento di Caino, ma usa proprio il verso uguale e contrario, questo verso uguale e contrario al vero verso che viene da Dio è quel verso che poi attua la demoniaca visione della morte dell'uomo. E se non ci fosse Dio che interviene di nuovo con un atto di creazione umana, facendo il suo solito intervento di creare tutto sempre in sette unità, e allora mette al mondo un figlio di nome Set, ed è a questo Set che assegna sotto il profilo umano la generazione voluta da Dio di tutti gli uomini come un seguito dell'opera. Ma guai a chi dà fastidio a Caino. Perché? Perché Caino è il modo di vedere umano di una vita comandata dal maligno che nasce per morire infine, dopo un periodo più o meno di successi effimeri, perché dopo ogni successo c'è la vecchiaia, c'è il decadimento del successo, fino al punto estremo che l'uomo agonizza e muore. Ecco,
tutto questo che viene ab ele da Dio finisce, muore per mano di un Caino che vede nel modo satanico la vita. Ma il Signore ha rimesso in movimento tutto il suo piano, ricreando questo set, che stavolta è un set umano di un uomo creato nuovamente da Dio, in sostituzione di Ab-Ele. Ecco, quando tutto viene da Dio, noi vediamo esattamente quello che vediamo in atto ora. Questa è la potenza di Dio, che non succede niente. Sembra che non succeda niente, ma invece è tutto quanto fatto solamente da Dio, nella sua opera di ricondurlo a zero. E l'uomo vede solo, in modo uguale e contrario, questo tornare a zero di tutte le cose e le vede partire da quel zero e andare verso la loro morte. Ecco, a questo punto, nella affermazione mia di queste verità divine, che sono, secondo una lettura nascosta a molti, il mio amico mi sottopone questo video e io, in verità, sulla base di questo video, non posso che concordare con le sue tesi che l'esecuzione di certi cerchi sul grano rivelano un'opera trascendente l'attuale capacità dell'uomo di farla. Ma è diverso il modo di giudicare chi sia l'artefice. Per me l'artefice di ogni cosa è ciò che viene ab ele da Dio e non da Caino. L'autore dell'esistenza è la visione ab ele e non che viene da Caino, perché altrimenti l'uomo non sarebbe fatto da Dio, ma sarebbe fatto da Caino, sarebbe fatto dalla natura, che è matrigna. È una valle di lacrime questa che noi vediamo. Allora, quando, discutendo con questo mio amico e essendo alla conoscenza oramai di quel video, ho maturato con attenzione le affermazioni dell'intervistato in quel video, secondo il quale l'opera dei cerchi del grano era evidente opera dei viaggiatori che vengono dall'universo come extraterrestri e che vogliono indicare la prossima venuta di Cristo, che sarà una venuta risolutiva che farà eccetera eccetera eccetera, e ci sono stati segni precisi di tutto questo. Io concordo in pieno con questo indicare proprio l'importanza di Cristo che riconosce l'intervistato in quel video, e però le conclusioni non sono le stesse, perché io ho ribadito al mio amico che mi ha proposto il video che quella attesa nel tempo futuro è un'attesa oramai inutile, perché la parusia di Gesù c'è già stata e si è anche conclusa la notte del 21-22 di quel famoso termine del calendario Maya, in cui già l'uomo, ispirato da Dio, Vox Populi, Vox Dei, aveva questo straordinario sentore che si era al limite di un periodo e che da quel momento cominciava un altro periodo. Ecco, quel giorno lì il Signore, che era disceso, se n'è tornato in cielo, a che il mio amico mi ha risposto che con questo intervento che io vi mostro, in cui egli mi dice
stai attento, non confonderti, perché Gesù disse che sarebbe tornato nella potenza. Ecco, allora entriamo in questo aspetto di un ritorno del Cristo nella potenza. Qual è la potenza che vediamo oggi nella natura? È la potenza del mondo e la potenza della vita. Sono un fenomeno di questa potenza che porta un ennesimo, che è il tempo presente in ogni attimo della nostra esistenza, a sommarsi all'ennesimo che viene dopo, fino al tentativo di chiudere un calcolo, avendo raggiunto, a forza di sommare ennesimi ad altri ennesimi, del valore unitario posto in n ennesimi. Solo alla fine di questo risultato abbiamo la verità, perché fino a quando questo discorso non è completo, non avremmo mai raggiunto n ennesimi, ma una certa quantità di quegli ennesimi. La giustizia c'è solo al termine. E siamo vicini a questo termine, perché l'inizio della fine del tempo è accaduto nel 1936, pari al valore di 1, che espresso nelle componenti che esistono nella nostra realtà, che sono 4 componenti per lo spazio-tempo, una in tempo e 3 in spazio. Queste 4 componenti sono una unità e sono il risultato che accade quando l'uomo è a un tempo mezzo dell'unità. Perché quando l'uomo è a un tempo un mezzo dell'unità, è parte di un complesso che è di 2 unità. Perché è questo ciò che manca all'unità. Perché in questo caso l'unità deve essere di 2 mezzi. E allora se c'è un mezzo nella presenza, l'uomo, che gli manca ancora 2 mezzi, per arrivare a questo valore 2, deve metterne insieme un mezzo, più un mezzo, più un mezzo, più un mezzo. Un mezzo più un mezzo diventa un intero, più un mezzo più un mezzo un'altra unità, finalmente diventa le 2 unità. Come vedete, appena il tempo è dimezzato, il valore che lo equilibria è 4 volte. Di conseguenza noi siamo, poiché nel ciclo 10 noi avanziamo solo di questo, che è 5, noi siamo praticamente nel mezzo ciclo, perché l'altro mezzo ciclo riporta a 0. Quindi quando noi siamo nella condizione di un mezzo come questa, noi abbiamo un intero che è 4, perché 2 diviso per un mezzo uguale 4. Ed eccole le 4 dimensioni della realtà dimezzata. Ora, quando il valore della presenza unitaria con cui questo soggetto interferisce e è il quantitativo 10 della presenza, le 4 dimensioni non devono moltiplicarsi solo per le 10, perché se si moltiplicano solo per le 10 si attua una presenza quadridimensionale, la quale non avanza, perché avanzi deve moltiplicarsi per un 10 avanzante di 1, per un 11. Allora la realtà 4 è nel pieno avanzamento unitario della decina di unità decime presenti.
e il risultato di questo è 44 uguale 1, e 1 espresso in tutte le sue componenti reali, perché qui c'è lo spazio-tempo, qui c'è la presenza e qui c'è la dinamica nel tempo della presenza, questo è tutto il dato espresso in singole componenti uguali e distinte. Quando rientrano in un piano, allora il risultato diventa 1936 ed è l'anno 1936 dopo Cristo in cui inizia la pienezza del tempo unitario, perché 44 è tutto il valore unitario. Ma quando si completa tutto questo valore unitario, allora si completa nel 45 al quadrato, perché la pienezza di 44 unità è data da 45 e in 45 si completa tutto quanto ciò. Il numero porta a 2025. Ma questo 2025 è un quantitativo totale, assoluto, perché il 45 è assoluto, è 44 unità calcolate in assoluto 45. Quindi anche qui viene un valore che è assoluto. Per renderlo relativo bisogna sottrargli un valore 9. Perché 9? Perché 9 è la quantità invariante che esiste nel nostro sistema decimale. Quando noi usiamo un sistema che si riferisce al nonio, noi abbiamo il regolo calcolatore, noi abbiamo il nonio che è uno strumento di calcolo, perché mettere in relazione con 9 tutte le quantità le muta nella loro taglia. Ecco, quando noi sottraiamo 9, visto che questi sono indici, in sostanza che cosa facciamo? Facciamo 10 elevato a 2025, perché 2025 è un numero decimale, è un numero che si poggia sui cicli 10, e quando noi lo esprimiamo totalmente dobbiamo metterlo proprio come indice della base 10 di calcolo. Allora 10 elevato a 2025 diviso per 10 elevato a 9 rivela nel numero che è il risultato di 2016, rivela quante volte esiste 10 elevato a 9 dentro 45 elevato a 2. Esiste 2016 volte come l'indice dell'anno 2016. Vedete, questo calcolo è un calcolo fatto in un modo assai attendibile, che rivela come il tempo è misurabile con attenzione, purché si conosca la chiave di lettura per valutare correttamente i tempi. Io mi immagino che voi fate fatica a capire che il quadrato di questo determini un anno, perché voi immaginate che nel sistema numerico non esista il modo di caratterizzare una quantità in termini di anni. Ma l'anno che cosa è? È tutto il ciclo del movimento della massa terrestre rispetto al sistema delle stelle fisse. Quindi un anno è la rotazione unitaria. E se questo è unitario e al quadrato è unitario, forma un piano unitario di lato 44 e questo è il flusso unitario ed è nelle unità degli anni, perché un anno è il valore unitario della rotazione dell'unità della massa. Ecco, chiarito ciò che regola tutta la natura, qual è la vera potenza? La vera potenza sta nel fatto che si è piccoli, che si è dimezzati. Quando si è dimezzati, uno che è nel valore dimezzato vede ciò che lo
equilibra non in modo lineare, ma in modo esaltato, come un piano, di cui il suo valore non è un valore in linea, ma un valore espresso in area. E a questo punto è l'area di presenza. Quando noi siamo nel tempo un mezzo, l'area di presenza ha quattro dimensioni: una di spazio, una di tempo e tre di spazio. Ora, se il mondo reale ha la vera potenza, è così che Dio lo crea. La vera onnipotenza di Dio è sotto gli occhi di tutti e nessuno la vede, perché non vede una vita che viene da Dio, ossia Ab Ele, ma la vede venire da Caino, Ca in opera, Caino. E il Ca in opera, il Caino, è una opera maligna, perché è l'opera di chi crede che la visione uguale contraria al vero sia opera dell'uomo. Ma sapendolo che è la visione uguale contraria al vero, dovrebbe capire che allora il vero è tutto al contrario della visione umana. Bene, allora vediamola questa venuta di Dio in potenza. La venuta di Dio in potenza riguarda il vero valore che esiste nel nostro sistema reale di potenza. E qual è? È un valore che, quando entra in relazione, in valore di intermediazione con ogni altro valore, è tanto forte di suo da essere indifferente alla quantità del valore, perché lo conforma al suo. Qual è questo valore in matematica, che è la formulazione di tutto quello che accade? Sì, perché tutti gli eventi che esistono in natura seguono algoritmi. Sapete o no che ci sono degli studi messi in relazione all'andamento dell'economia, ai fenomeni che accadono in natura, e che siano tutti tesi a scoprire l'algoritmo che sta alla base di questo modo di apparire? Le cose che appaiono hanno una ragione algoritmica, ossia legata a un processo di verità matematica. Allora, qual è il metodo che noi abbiamo per accertarci che l'intervento veramente di Dio sia invisibile? Basta vederlo in modo contrapposto. Se è proprio contrapposto, noi non lo vedremo, vedremo il nostro modo. E essendo ca in o, essendo qui in opera, omnia totale, ognuno in ognuno, ca in o, qui in ognuno, c'è Caino, perché noi attuiamo la visione di chi in questa visione qui vede un mondo che si consuma. Non viene Ab Ele, viene da Caino. Ecco, allora cerchiamo di ragionare. Se questo mondo viene da Dio, quando uno è veramente da Dio? Quando rispetta il valore di Dio. E allora vediamolo sto valore di Dio. Abbiamo da una parte il Bill Gates, che ha una certa quantità di fantasti milioni. Ecco, entra in comunione con lo zero. Il risultato? Zero. Ci può essere qualunque potente che abbia denaro, risorse, quantità immense di beni, che quando entrano in condivisione, quando interagiscono con lo zero, prendono il valore esatto dello zero,
Non è che questo valore, se cresce a un certo punto, dà in questo risultato qualcosa di diverso da zero. Questo fu detto da Maria Santissima nel suo Magnificat, ha rovesciato i potenti, ha mandato tutti i ricchi a mani vuote e ha esaltato gli umili. Chi è più umile di chi non ha proprio niente? Di chi è totalmente difettoso nel suo spirito, tanto che è così modesto nel suo spirito da essere uno che in questo mondo reale sembra una vittima, sembra un surclassato, sembra un dominato, sembra nessuno, sembra niente, sembra zero. Chi? Gesù, nel discorso sulla montagna, chiamò costoro beati. Beati i poveri, coloro che ricevono ogni cosa come se Dio fosse un loro avversario. Beati coloro che sono in basso ora, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, se Gesù ha chiamato beati coloro che sembrano proprio sprovvisti di potenza, chi sono i veri potenti, i veri onnipotenti? Questi o questi? Certamente questi. Allora, è solo quando Dio manda un figlio nella sua apparente nullità in termini di potere, perché messo a tu per tu con i grandi rettori del Sinedrio, abusano di lui fino ad ucciderlo in croce. Ma chi è il vero potente tra costoro che credono di poter disporre a loro piacimento del Figlio di Dio, perché hanno su di lui ogni potere? E non è vero, perché hanno bisogno di un Cesare per ucciderlo, perché non hanno alcun potere su di lui. Ma Cesare, il sistema del potere economico, quello di Caino, tanto per intenderci, quello che ca è in o, che qui è in opera, in ognuno, è questo che rende possibile che il Figlio di Dio sia ucciso. Ma questa uccisione, che fu così etichettata da uno dei soldati, ha detto che era il Figlio di Dio. Ebbene, Gesù, se è vero che tu sei il Figlio di Dio, di a tuo padre di farti scendere da quella croce. Ecco, voi state vedendo ora dentro di me questo padre che con la sua azione, che sotto il profilo di Caino è proprio nulla, ma è tutta quanta in linea con Abele, ma non come proprio Abele, ma come Abramo, perché Abele, Ele Dio, stavolta viene da Ramo, romano Amodeo. Questo Dio che è dentro Romano Modeo, e dunque da questo momento in poi tutto viene non più Ab Ele, ma Ab Ramo. Questo Dio qui che cosa fa? Vi dimostra che laddove noi vediamo tutto avanzare come più uno nel tempo, è perché lo possiamo fare sulla base di un indice che è meno uno. Perché esiste in natura, e la scienza oramai lo sa, il principio fisico di azione e reazione. Quando coesistono queste due, in che modo interagiscono? Forse nel potente più uno, simile a più miliardi di miliardi di miliardi, o quel meno uno che manca di tutto. Il risultato tra più uno e meno uno è meno 1, quando ogni potenza di più 1, e questa è la vera interazione, meno 1. Qualcosa
che tra i due versi, se questo uno è avanzante, rivela che il vero potente è questo che retrocede e riporta ogni cosa nell'unità di Dio attraverso il ritorno al passato, che salva la vita umana se essa veramente ritorna al suo passato, togliendo di mezzo ogni azione compiuta in apparenza dall'uomo, dalla vita o dalla natura. Perché quando un Dio ha la forza di rimandare tutto indietro, parte dal Cristo crocifisso sulla croce e lo fa scendere salvo da quella croce, perché tutto quello che sembra essere accaduto, la cosa addirittura mostruosa di un padre che uccide suo figlio, è una visione solo perché è nelle mani di un Caino, di un qua in opera in omnes homines. Tutti gli uomini oggi vedono nel modo di Caino l'uccisione, laddove per Dio quella non è una uccisione, è l'inizio della vita. E anche in Gesù Cristo il vero inizio della sua vita non è stato di quando era bambino, ma di quando ha spirato l'ultimo dei suoi respiri. Lì è iniziata l'assegnazione della vita a Gesù Cristo e Dio l'ha salvata tutta facendolo scendere da quella croce. Ma chi ve lo dice attuandolo in verità oggi? Forse io, che non sto facendo proprio niente che farvi riconoscere la verità delle cose? Chi altro oggi al mondo è nel potere di rovesciare tutte le potenze dell'universo, che sembra potente in tutto l'universo, che sembra potente in tutta la vita che esiste nell'universo, ma che è surclassato dalla onnipotenza divina che riconduce al prima assoluto tutte le cose e le salva da tutti gli eventi della natura e da tutte le azioni umane. Ecco, ma un Dio che fa così e che fa scendere Cristo dalla croce e lo riporta a uscire dalla sua esistenza come quel bambino Gesù, che poi si mette in linea da una parte con sua madre e dalla parte opposta interamente con Dio, perché discende dal cielo, ecco, abbiamo Gesù. Allora, che miracoli ha fatto Gesù? Vediamoli, sono in dubbi. La capacità di alterare il disegno paterno. Perché quando avete capito che il mondo, per come lo vedete, è fatto da Dio, un figlio che altera il disegno paterno e compie i miracoli è simile a un figlio che, rispetto al desiderio di suo padre, è messo in condizione di compiere la sua volontà di figlio, andando contro, in apparenza, alla volontà del padre. Il figlio che viola le leggi della natura che Dio ha messo in piedi per regolare ogni cosa è un ribelle. Ma è in questa ribellione che voi vedete, visto che siete nel modo di vedere di un Caino, è questo che vi dimostra l'uscita del figlio da questo schema che voi avete della capacità umana, la quale è in grado di fare tutte le cose normali. Caino si soffia il naso, respira, cammina, fa cose che sono normali. Non è certo un Gesù Cristo Caino che fa miracoli, che cammina sull'acqua, che moltiplica i pani e i pesci. No, ma la divinità starebbe nel fatto che Caino compie cose straordinarie, perché quelle normali sono fatte da Caino. Col cavolo, non è vero, l'uomo non fa niente se Dio disfa tutto,
Perché se il risultato è meno 1 della interazione tra azione e azione uguale contraria, tutto quello che sembra essere fatto è disfatto. Tutto sembra fatto perché il suo verso in negativo è osservato in contrapposizione e allora sembra in positivo, ma perché è un no di un no ed è un sì. Eccolo il risultato di un no, che salva il mondo. Perché? Perché comporre il sì e il no pone che il sì del no, no è. Il no del sì, no è. No è chi salva il mondo posseduto da Cesare, posseduto da Caino. No è, perché contraddice questo apparente mondo affidato alla visione dell'assassino Caino. Assassino di ciò che viene da Dio, di ciò che viene ab ele. Eccolo, il Noè salva il mondo proprio perché nel suo stesso nome è Noè, che tradotto nelle altre lingue invece di Noè è essere, nel verbo essere, di ciò che è no, indica un no a, ha un no come la sua verità, un no contro Roma, contro il potere di chi gestisce questo mondo usando proprio tutta la sua capacità di relazione nel valore umano che porta l'uomo a essere responsabile di tutti i casi complessi e li risolve in un modo che puntella soprattutto Cesare. Ecco il mondo di Cesare. Ma Gesù lo disse: dai a Cesare ciò che è di Cesare. Perché il mondo di Cesare è la prova che è in atto davvero il mondo contrapposto che è di Dio. Non è Roma, è amor. Roma? No. Perché Roma no? Perché tutto l'ordine espresso da Roma, ossia R uguale 16, che indica che le sei quantità dei versi, che sono l'unità dei tre assi cartesiani, quindi la totalità dello spazio rappresentato nei sei versi, avanzano interamente, ossia di 10, e valgono 16. Perché? E perché quando abbiamo che la nostra unità, quando la rappresentiamo come 10 elevato a 4, e così è corretta, perché 4 è un numero decimale, e quindi quando calcoliamo il numero 4 sulla base del suo ciclo 10, vale metà. Ma quando nel ciclo noi abbiamo solo il dimezzamento a 5, e dunque abbiamo una base 5 qui, elevata sempre alla stessa dimensione spazio-temporale 4, il risultato è 16. Questo è il realismo, perché realmente ogni unità di queste 625 ha un 16 di carico, perché tutte sono queste, e se tutte queste sono sulle spalle di questi, ognuno di questi ne ha 16 come carico sulle spalle di ognuno. E dunque il realismo di Roma impone la prima cosa, che è la R, il 16. Poi c'è il mondo complesso. Quando è complesso? Questo. E quando è reale? Quando non abbiamo un 6 che va da tutte le parti, ma solo un 3 che va in avanti realmente, e allora avanza di 13, e 13, che è tutto l'avanzamento in avanti di tre dimensioni, di tre versi, nei tre assi che hanno sei versi. Ora stiamo osservando solo i tre che avanzano, e questo è l'avanzamento totale. Questo è un
c'è l'unità in questa trinità, in cui abbiamo un 11, perché l'unità è sempre una e trina, in quanto qui l'unità è l'unità che avanza di 10. E dunque a questo livello qui si presenta un 11 che è alla lettera M. Infine c'è l'unità in assoluto, perché è questa è la vera unità, che è la A. E allora abbiamo Roma. Quando invertiamo il modo di vedere di Caino, che è questo, Roma, e lo invertiamo esattamente, noi abbiamo che Roma no è, indica che sì è amor. Tutti si è amor, anche se al momento noi non lo si nota, non lo si vede, perché oggi l'amor proprio agisce in modo diverso sulle singole persone, che non è che agiscano se sono normali, ossia se non sono pazzi, in modo da non avere amor proprio. È che l'amor proprio in alcuni eccede rispetto all'amore degli altri. Ama il prossimo tuo come te stesso è la regola consigliata anche dal mio amico, se avete nella memoria che cosa mi ha scritto. Romano, bisogna che tu consideri il comandamento dell'amore. Ama il prossimo tuo come te stesso. Sì, certo. E io, Romano Modeo, ce l'ho scritto nel mio stesso nome, uno e trino. Quando è uno e trino, essendo uno in amo, no, trino in amo, e uno in R. Vedete? Perché di Amodeo, qui c'è tre lettere, e di Romano ce n'è una sola. Ecco, vedete? E quando Gesù si descrisse come il ramo, ossia uno, il fondamentale della vite, quello che era il ramo di sostegno di tutta l'esistenza cristiana, perché poi esistono tanti altri rami, c'è il ramo che è trino nell'induismo, e ci sono tre ramo, come tre emanazioni di un dio che è una dea nell'induismo e si chiama Brahma, mentre invece nel cristianesimo tutti veniamo non da Brahma ma da Abramo. E vedete che i nomi, gira e rigira, quelli dati a Dio, sono sempre questi. Ecco, vedete, allora cosa succede? Che chi salva il mondo, veramente, è il Noè, perché si oppone al potere di Roma e sovverte tutta la lettura ordinata dal realismo fino all'unità, che è ordinata all'opposto del vero, perché in ordine c'è prima 1, e poi 11, e poi 13, e poi 16, c'è amor. Questa è la verità. 1, 11, 13, 16. Ma l'uomo lo vede andare a 0, perché 16, 13, 11 e 1 è un quantitativo che va verso 0. E lo vede così perché lo legge a rovescio. È amor, ma nel modo di Caino, amor si regge Roma. E Roma dunque non è una verità opposta, ossia non rispettata, è semplicemente una visione opposta, ma è tanto vera, è tanto realisticamente importante, che tutto il sistema di potere che noi vediamo nel mondo è vero così. Ma vedere una roba che è vera così non significa che è vera in assoluto, perché quando andiamo a riferirla in assoluto dobbiamo riferirla a tutti e due i versi, non solo uno. E quando noi riferiamo il tutto a tutti e due i versi, vediamo che ciò che è in atto è il verso che porta all'origine.
e non quello che parte dall'origine e va in là. Quello che noi vediamo è solo la visione demoniaca di un ca in ognuno che vede la vita nascere in un bambino in modo tale che invecchi e infine muoia dopo una illusione di potenza. Ecco, vedete? Allora io rispondo al mio amico: qual è la vera potenza in cui Gesù Cristo doveva presentarsi? La potenza di questo super ricco o di questo che è veramente il potente? Credete che Gesù Cristo sia venuto la prima volta in una stalla povera anziché in una reggia, nato da re, così per un errore di Dio? O perché messo in quella condizione Gesù stesso era posto come un beato in questo mondo, tanto beato infine in questo mondo visto a rovescio, che in questa visione a rovescio il povero Gesù finisce addirittura per morire crocifisso? Uno scandalo agli occhi di un Dio buono, un Dio che per tutti i fini possibili in questo mondo uccida un figlio. Gesù, se sei veramente figlio di Dio, di a tuo padre, fammi scendere da questa croce. Il che sembra impossibile. E invece vedete, io, ossia quell'amor che è in me, Roma no, è chi salva Gesù Cristo e lo fa scendere da quella croce. Quando vi fa capire che il vero verso anche della vita di Gesù Cristo comincia nel momento della sua apparente fine e va verso l'inizio di tutta la sua esistenza, tanto che poi da una parte entra in Maria e dall'altra parte entra in cielo, perché Maria è l'unica che ha dato il suo gene a Gesù. L'altro è stato il miracolo divino nella creazione di Gesù disceso dal cielo. Da questa parte e da questa parte Gesù ritorna in cielo, qui, eccetera. Ora, dopo che il mio amico mi ha detto, Gesù ha detto che sarebbe venuto nella potenza, ecco io chiedo al mio amico, qual è dunque la vera potenza di Dio? Quella che viene e fa scatafasci sulla sua stessa opera e la violenta totalmente, proprio per dimostrare a questo punto non la sua potenza, ma la sua impotenza? Perché se la venuta di Dio venisse a fare scatafasci del disegno di Dio, per dimostrare la potenza di Dio, dimostrerebbe soltanto l'imbecillaggine di un Dio che ha fatto il mondo e poi lo modifica. Perché? È perché non era fatto bene? No, era fatto bene. Allora, il Padre viene nell'estrema impotenza di chi non fa più nessun miracolo apparente di quelli concessi al Figlio, come miracoli di disobbedienza rispetto al piano di Dio. E Gesù l'aveva detto, guardate che il Padre è chi fa tutto, affidatevi a Lui. Egli conosce tutti i capelli che avete in testa. Chi di voi può aggiungere un giorno solo di vita in più alla sua vita? Voi oggi, che avete la visione di un Caino, che ca è in omnes, homines, voi dite, ma come? Io, se sono ammalato di cuore e vivo soltanto un mese, oggi c'è un Barnard o un suo allievo che viene e mi dà il cuore nuovo di un morto e io altro che oltre quel mese. Io vivrò degli anni, dei decenni in più. Dunque, Gesù, che cazzata hai detto? Eh no, cari amici, perché questo che state vedendo è il disegno di Dio. È un Dio che vuole mostrare all'uomo, concedendogli a poco, quell'apparente potere divino di compiere da parte di tutti avevano miracoli. E Gesù lo disse, attenzione, verrà un tempo
in cui molti faranno prodigi più grandi di quelli che ho fatti io. Infatti, Gesù che ridà la faccia, diciamo così, sana a un ammalato di lebbra, oggi siamo lì per vedere un ammalato così che ha un trapianto di faccia da parte di un morto sano. Ecco, arriverà il momento in cui, ecco, tutte le parti del corpo umano sono usa e getta e sostituisci. Ma chi compie questi miracoli? Forse questi attori che interpretano il disegno di Dio, come ogni attore che entra in scena e recita la parte che gli è assegnata? Un attore sulla scena è lo scrittore dell'opera? No, così siamo noi, attori di un'opera scritta da Dio, disegnata da Dio, progettata da Dio. E quando noi ne riceviamo in ordine, uno dopo l'altro, tutti i dati, come si ricevono quando c'è una testina che legge tutto un file di dati binari che gli arrivano, ecco che un computer che è addestrato a interpretarli secondo una certa regola li muta in una visione di pensieri, parole, opere. Ecco, noi siamo dentro una rappresentazione umana di un Dio creatore, unico, totale. Ecco, la potenza di Dio in Gesù Cristo che ritorna si avviene, si attua interamente quando Gesù dimostra la onnipotenza di Dio senza più bisogno di fare niente di violento che alteri il disegno di Dio, ma confermarlo tutto come la perfetta esecuzione di una opera poggiata tutta sul calcolo di 10 diviso 9. Ecco, il mondo che vediamo è una sorta di visione frattale di questo calcolo che introduce sempre un decimo nuovo, il che dilata tutta la visione che a un certo punto esce di scena come se fosse passata, e noi ci addentriamo sempre più in questo spazio, come se ci muovessimo nello spazio e nel tempo, a mano che da quel punto in fondo, come se venisse da una reale prospettiva, ogni dimensione si amplia e noi vediamo quell'universo in espansione, come se ci avvicinassimo a quel punto di fuga e vedessimo uscire da quel punto di fuga case, cose, alberi e altre cose che prima non c'erano perché erano tutte nascoste in quel punto di fuga. Ecco la visione umana, è proprio quel frattale che ti fa vedere un decimo successivo ogni volta in quel risultato che nella profondità del calcolo è 1,111 infinito periodo, mentre invece nel fronte non presenta le dimensioni 1, ma le dimensioni impostate tutte sul numero 3, tanto che quando c'è un 11 decimi nella profondità del calcolo, ci sono 33 decimi in un lato e 33 nell'altro, e il piano è 33x33. Quando abbiamo 111 nella linea di flusso, abbiamo il piano fatto da 333 al quadrato. Quando abbiamo 1111 decimillesimi avremo 3333 al quadrato nel fronte, e tutta la nostra visione è così. L'intervallo tra un tempo e il tempo decimo successivo risulta sempre avvalorato dagli stessi numeri, è un 100,180 che poi ogni volta somma 81, ossia 3 elevato a 4, e come lo stesso 100 che parte da un 18,
a cui poi si aggiunge 81, ossia la sua visione uguale e contraria, e diventa 99, e poi 99 più 81 diventa 180, e poi 180 più 81 diventa 200, adesso non mi viene, insomma, questa è la regola. Ora, questa è la potenza che rovescia l'universo, non cambia proprio nulla, ma è in grado non di cambiare un naso in uno sano, non di camminare sulle acque, non queste cose terra terra, ma ciò che addirittura rovescia il verso vero del tempo. Il tempo da ora in poi non sarà più capito come un tempo che avanza, ma come una retrocessione del punto di osservazione umana, fatta da quel punto suo spirituale in cui l'uomo pone e colloca il suo io, osservatore. E mentre l'io osservatore va verso l'origine, vede, come è giusto, ogni cosa venire contro di lui da quella origine in cui egli procede. Ora, però, affrontiamo il secondo aspetto, perché il mio amico che mi ha detto: Romano, rifletti, e la riflessione a questo punto io credo di averla fatta totalmente. Certo che Gesù sarebbe venuto nella potenza, ma in quella potenza che già dichiarò potente, quella dei sottomessi, degli umili, dei beati, chiamati così nelle beatitudini, di coloro che finiscono in croce. Ed è in questo segno della croce che Gesù si ripresenta. Una croce ancora più grande. Perché più grande? Perché se la prima volta Gesù nacque in una povera stalla, che è un oggetto la stalla, la seconda volta è venuta nella stalla di un uomo. Una stalla piena di limiti, piena di peccati. Un uomo non così bello e brillante come il figlio di Dio, senza macchia, senza colpa. No, un uomo colpevole. Perché se Gesù ha perdonato tutti i peccati grazie alla sua morte in croce, lo fa solo in un modo virtuale, in virtù del suo supplizio. Ma nel modo reale, per farlo, Gesù deve entrare in un peccatore a eliminare il suo peccato. Perché se non entrasse in un peccatore, realmente non eliminerebbe realmente il peccato, ma solo in quel modo spirituale ottenuto attraverso il sacrificio del figlio. Ecco allora che Dio entra in un uomo peccatore, esattamente uguale a tutti quanti voi, e che cosa compie? Dissolve il peccato. Io ve l'ho detto, quando il vero verso è capito finalmente, che è quello che va verso il passato, ogni peccato è eliminato, riportato sempre a prima che esso sia fatto. Ed è impossibile che sia fatto, se questo è il potere dato da azione e interazione, quando sono uguali e contrari. Tutto torna all'origine. E questo è vero. Il no è chi salva il mondo. E, capito questo, ecco la vera potenza. Sconvolge tutto l'universo, proprio come aveva detto Maria, quando nel suo Magnificat disse: ha buttato giù tutti i potenti, ha mandato i ricchi a mani vuote, ha esaltato gli umili. Eccolo, lo ha già fatto, perché noi che stiamo vedendo le cose che si fanno, queste cose che si fanno sono solo la verità uguale e contraria alle cose che si disfano. Vedendo le cose che si fanno, laddove le cose sono materiali e contrapposte a quelle dello spirito, che è simile all'antimateria, vi fa capire che noi vediamo le cose fatte perché sono affidate a ciò che è contrapposto allo spirito,
E se una cosa è contrapposta allo spirito che va verso l'origine, la dimostra andare verso la fine. E è la visione maligna, Cain omnes, di un Caino, che se avesse come verità la sua visione, uccide tutto ciò che viene ab ele. Ecco, ma dunque affrontiamo il secondo aspetto. Il mio amico cita che la venuta di Gesù Cristo, che doveva essere in potenza, e secondo lui non è simile a quella che io gli ho detto accaduta in me, perché non vede il vero venire nell'umiltà di uno zero che è in grado di abbattere ogni potenza, mi dice: la verità è quella che ha detto Luca negli Atti degli Apostoli, quando ha detto così, così: uomini, perché guardate in cielo cercando di vedere il Figlio di Dio che è salito? Così come lo avete visto realmente salire, così realmente lo vedrete discendere. Ecco, si è visto così, caro Romano Amodeo, così discendere il Figlio di Dio quando sei nato tu? E allora io gli ho dovuto dire, e lo dico a tutti quanti voi, che cosa è accaduto realmente il giorno in cui io sono nato. Era il 25 di gennaio del 1938, giorno in cui la Chiesa nel 25 gennaio celebra la nascita del nome Paolo, che prima si chiamava Saulo, ma quando si è convertito, perché quel giorno lì è caduto da cavallo e volle cambiare il suo nome da Saulo in Paulus, che significa, questo significa, poco o niente. Ebbene, quel Paolo che vide il 25 gennaio dell'anno 38 dopo Cristo un dio del sole, un Ra, che folgorò la vista, il cavallo si imbizzarrì, cadde da cavallo e una voce fu udita: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E in quel giorno, il 25 gennaio dell'anno 38, un oppositore feroce di Cristo, come un cavallo ribelle, divenne il veicolo più fedele dell'uomo quando è domato. Un cavallo domato è perfettamente a servizio di chi lo cavalca. Non retrocederà mai più a essere un ribelle quando un vero accanito oppositore si converte davvero. È simile proprio al cavallo ribelle che diventa mansueto e a questo punto diventa un vero servitore dell'uomo che lo cavalca. Ecco, con la nascita mia nel 25 gennaio del 38, simile alla nascita convertita del massimo oppositore di Cristo, nel massimo che aiuterà poi la Chiesa degli Apostoli, con la sua ragione piegata alla fede, ma che aggiunge tutta la ragione alla fede degli apostoli, ecco l'intervento della Fides et Ratio accaduta il 25 gennaio del 38. Ebbene, in quel giorno ci furono due segni, uno di tipo celeste, che non dipende certo dall'uomo, una aurora boreale, spettacolosa, perché fu vista in Europa, in Africa settentrionale, in Asia e in America.
dunque praticamente da tutte le parti, fu vista da tutti. E cosa è stato scritto lì, proprio in quel primo capitolo, in quel primo del Atti degli Apostoli? Tutti lo vedranno, e hanno visto tutti praticamente l'aurora boreale, un fenomeno che è molto facile vedere nelle altitudini vicine al Polo Nord, ma non certo così in basso come da essere visibili in Africa. Ebbene, quel giorno una suora, che era diventata suora ed era Suor Lucia, che aveva avuto le visioni a Fatima, raccontò che Nostra Signora di Fatima le aveva detto: quando una notte vedrai il sole andare da oriente a occidente, quello è il segno dell'inizio del castigo di Dio. Castigo di Dio? Sì, disse la suora, perché 6 giorni dopo, alla fine del gennaio del 38, come Hitler stesso rivelerà, decise di fare la guerra, che poi sarebbe diventata la guerra mondiale, in cui Hitler avrebbe aspirato a essere il messia tra tutti gli uomini, il più potente. Eccolo, il castigo di Dio, la decisione di fare la guerra. Ma il vero castigo di Dio, che Suor Lucia non vide, fu che Dio castigò se stesso venendo in 1-0, perché un potente, un onnipotente che assume addirittura la nullità in questo mondo reale, si castiga, ossia si rende casto e puro, si rende beato, si rende bellissimo come un Dio onnipotente che non usa la sua potenza per comandare, ma per servire umilmente alla sua creazione, che è tutta sostenuta sulle spalle di Dio, che si piega a servitore della sua creazione, come qualunque creatore di un libro dedica la sua vita per servire alla sua opera, umilmente, tanto umilmente che il suo nome figurerà semmai in copertina, ma il creatore non si metterà mai dentro l'opera, a meno che non sia un'opera autobiografica, e allora è un altro caso. Ecco, il castigo di Dio. Il castigo di un Dio che assume l'abito, la stalla, stavolta non oggettiva, la stalla piena di feci, proprio feci, le cacche che abbiamo noi, le feci. E cosa sono queste feci? Sono proprio i vari io feci, io feci, io feci. Vedete, quando io dico io feci, metto in comunione il mio ego con le cacche che diventa il mio ego quando io dico io feci, perché l'unico e solo che fa e che fece tutto è Dio, e seguiterà a farlo per sempre, solo Dio, che crea tutto il nostro mondo, di cui poi le nostre anime, che sono anime sue, infinite anime di un unico essere, Dio dell'essere. Dio nel senso che come essere può essere ogni essere senza perdere l'unità del suo essere, e si divide in tutte le anime, e a ogni sua anima assegna un caso umano reale affinché intervenga nel caso umano e lo solleciti a elaborare la sua risposta in termini di salvezza. Come disse Socrate, Dio corrisponde al bisogno umano di superare il suo stato di deficit, e allora ricorre a questo valore supremo, trascendente la sua stessa natura.
cura e lo crea. Ecco, a voi certamente questa idea che l'uomo crei Dio dentro se stesso sembra un po' una idea barbina, ma non lo è. Come Dio crea di testa sua te, obbligandoti a essere te e non quell'altro, così, allo stesso modo, mette nelle mani di te il potere di dire: questi è il Padre che mi salva, questi è il mio Dio. E allora, da ogni caso umano, nel massimo rispetto della libertà individuale, è eletto il Dio di ogni caso umano. È diverso, assume tutte le sfumature possibili e immaginabili. Ma Dio, il Dio del cielo, è il valore integrale di tutto questo ideale divino relativo. Relativo al bisogno che ha l'uomo. Dio è il valore integrale e usa proprio la discesa delle sue anime nei casi singoli per risolvere liberamente, perché le anime che lo risolvono sono anime sue, di cui si fida, la risposta. Questo, in questo caso, è ciò che mi salva da questo caso. Se il mio caso è una vita grama, io devo essere salvato da questa vita grama. Che quell'altro non ce l'abbia, non è un caso che mi tocca. Ecco, quando Dio divide e poi comanda, divide tutti i casi umani di una vita possibile, lì in persona e nella sua persona, lascia libertà di decidere chi sia il Dio in ogni singolo caso relativo. E la somma di tutti i casi relativi diventa il valore integrale di una risposta totale divina che salva liberamente ogni cosa da ogni possibile cosa. Questa è la suprema salvezza di Dio. Ebbene, tornando un momentino a quello che doveva accadere, il giorno 25 di gennaio del 38 c'è questo castigo di Dio, proprio detto da Suor Lucia. Le aveva raccontato di questo evento Nostra Signora di Fatima e lei lo aveva riconosciuto. Ebbene, che cos'altro accadde sotto la sfera non divina? Divina in relazione a ciò che si manifesta come il potere legato al sole, o il potere legato a Nostra Signora di Fatima, dunque divino. Che cosa si aggiunge quel giorno? La cosa di cui hanno parlato tutti i giornali in Italia e in grande parte del mondo. Un viaggio, un raid, raid, già vi può far capire che è qualcosa identica a Ra. Ra, il dio del sole, il dio che esiste nel cielo. Ra, bene, Ra id, Rome, Rio, sì, Rome, perché per il mondo Roma, che in italiano è Roma, per il resto del mondo è Rome. Rome, Rio, ecco, il Ra id Rome, Rio fu opera trina di tre mezzi celesti, tutti e tre trainati da tre eliche, ma ogni elica è un eli ka. Voi dite ka? Ka, eli ka, sì, ka, come Caino, qua in opera. E in ogni traino dato da un'elica è il traino di un mezzo celeste che in ogni mezzo è trainato da tre
Elitka. Sì, tre, due dei quali furono parte di quel Eli, le Masa Battani. Dio, perché mi hai abbandonato? Perché Gesù disse Dio? Perché egli era il figlio, la terza parte di quella Trinità, degli altri due, Dio e Dio. Ecco, due su tre sono Padre e Spirito Santo. Il terzo è Gesù. Ora, la cosa straordinaria in quel viaggio fu, e qui siamo nell'ambito non di ciò che accade in cielo. In cielo l'abbiamo visto. C'è stata l'aurora boreale, c'è stata la Madonna che ha detto che quel segno riguardava un castigo di Dio. Sotto l'aspetto terreno, terra, quello della vanagloria umana dei vari Caino, c'è il potere che in Italia era nelle mani di Benito Mussolini. Ecco, Benito Mussolini come l'avatar di un potere di Cesare nel nuovo impero romano. Ecco, Cesare è Benito Mussolini. Lui ha la funzione, sotto il profilo della vanagloria umana, di rappresentare la vanagloria umana di questo uomo che rifonda l'impero romano. Ecco, allora, che c'entra Benito Mussolini? A parte il fatto che il viaggio lo ha deciso lui, uno dei tre trimotori era pilotato dal suo secondogenito, Bruno Mussolini. Voi mi dite, no, era il primogenito. No, era il secondo. Sembrava il primo, ma era il secondo, perché esattamente come era successo ad Abramo, il primo figlio avuto nei casi riguardanti Abramo da Agar, la serva egiziana, poi allontanata, nel caso di Benito Mussolini fu un Benito albino che ebbe con una donna che non fu voluta come la sua consorte, trattata come una schiava, e allontanati tutti e due, finiti assai male in un ospedale psichiatrico. Questa fu la fine miserevole di un Benito albino che il duce non volle riconoscere, perché volle riconoscere la sua consorte. Qui si tratta di chi? Si tratta evidentemente di quella condizione che ha in Rachele quelle due sorelle. Una era Lia, l'altra era Rachele. E il bravo Giacobbe voleva Rachele e non accettò Lia, cui fu costretto a sposarsi e dalla quale ebbe i figli. Dall'ultimo, dal quarto avuto da Lia, sarebbe poi disceso Gesù. Ma per Giacobbe non era Lia la gradita, era Rachele. E Rachele è la moglie del duce, il quale duce non si fa schiavizzare dalla Rachele. Ha altri amori poi, ha la Claretta Petacci e tutte le donne che passano lì, fa un po' il galletto, come dopo avrebbe fatto il galletto un altro, di cognome Berlusconi, che in un certo senso è proprio nell'ottica di tutti i pascià che si comportano come pascià, hanno l'harem. Ecco, Benito Mussolini è stato così. E dalla sua amata Rachele, amata perché nel matrimonio normale è lei che è stata la sua sposa, eccola, la figliolanza del primo, Bruno Mussolini, primo maschio, perché ci sono state delle donne nel frattempo, ma nella logica di Dio le donne contano meno, perché vale l'iniziativa di uno spermatozoo che deve fare il conquistatore.
l'aspetto femminile è un aspetto ricettivo, di tipo binario, che contiene in sé i due elementi di un duplice amore, uno per il compagno e l'altro per il figlio. Alla donna tocca di fare la reale intermediaria tra i due rivali, che potrebbero essere rivali come un padre e un figlio, ma c'è in mezzo il suo amore che li congiunge e li porta ad amarsi, mentre invece se esistessero solo loro due, sono due atroci rivali che quando sono nel grembo di Rebecca litigano, e uno nel segno del romano che sarebbe nato come popolo, l'altro nel segno di Israele che sarebbe nato come popolo, con poi il romano che avrebbe asservito Israele, ma poi avrebbe servito il Messia di Israele, e lo avrebbe fatto nel III secolo d.C., quando il Ra romano, il dio del sole celebrato a Roma, dunque il Ra romano, cedé la celebrazione che la gente del culto verso il Ra romano faceva al sole senza sconfitte. E i cristiani dissero: ma il sole senza sconfitte è Gesù Cristo. Dunque quel giorno lì è il giorno in cui è nato Gesù Cristo, è il giorno natale del figlio. Ed ecco che il Ra romano cede il suo giorno alla nascita, al Natale del figlio. Eccolo come sono vere tutte queste cose qui. Alla nascita del Natale del figlio preesiste un Ra romano, proprio come in Genesi 25, nell'antagonismo tra i due. Ma nel caso di Mussolini, il suo secondogenito vero, che è il primogenito maschio avuto da Rachele, è uno dei piloti di quel viaggio trino in cui ogni veicolo celeste ha un modo trino di un elica che ti trascina, e compie il Raid Rome Rio, così conosciuto in tutto il mondo. Che cosa succede con uno di questi tre che è pilotato dal figlio dell'Onnipotente? Succede che uno di questi tre, non quello pilotato da Bruno Mussolini, ma un altro degli altri due, quando si presenta l'Atlantico da essere attraversato, si blocca un elicca e un dio qui si frena, si blocca. Praticamente anche quello viaggia con due soli elicca che veicolano anche lui, nonostante il fatto che uno dei tre elicca, uno, non ci sia più. Perché? Perché quell'elicca è di là da venire, è Gesù Cristo, che è appartenuto non certo ca, ma nel suo tempo, e non nel nostro tempo, che è il tempo del Padre e Spirito Santo. Per cui, quando c'è da passare da un mondo all'altro, eccolo, ci sono solo due veicoli in atto intero trinitario, ma il terzo fa da supporto, perché compie il viaggio anche lui, nonostante che una elica non ci sia più, perché ci fu allora. Ecco, che succede di particolare? Che il capo della comitiva disse che non era il caso di arrivare fino a Rio, perché era troppo da fare con due eliche soltanto. Così, quando si vide terra e comparve l'America meridionale nel Brasile, il capo della comitiva decise di fare scendere dal cielo
quel mezzo celeste che già non aveva più un elicca che funzionava e discese a Natal. Ora, quelli che erano a Natal videro realmente scendere dal cielo un mezzo celeste dalle stelle fino a qui che non aveva più una elica che funzionava, ma funzionavano le altre due. Ossia, c'era la funzionalità binaria anche in atto in lui, nonostante il fatto che lui proprio non ci fosse realmente in ciò che discendeva lì. Perché quel terzo non si sarebbe presentato quel giorno lì, perché in quel giorno lì si sarebbero presentati solo i due, quei due che arrivano e portano a compimento il Raid Rome-Rio. Rome-Rio, vedete, Rome-Rio è scritto così se la R è nel modo dei russi oppure nel modo dei greci, in cui questa forma qui è il Ro di Chiro, di Cristo. Ecco, quando abbiamo che Rome Rio è scritto così perché la dizione giusta del padre è in Ro, il viaggio di un raid identico a Ra che scende e completa il raid Romerio è come ciò che è accaduto in me, che sono nato in via Pomerio. La nascita avvenuta in me è stata proprio come il compimento del viaggio celeste fatto da un duo, da un mondo all'altro mondo, che discende e completa il raid Rome, Rio, e in me scende il duo divino in via Pomerio. Pomerio? Che nome è questo Pomerio? È un suolo sacro dedicato al dio romano. Un dio romano che è il dio che protegge le mura difensive della città romana, le quali mura hanno sia nell'interno sia nell'esterno un'area inedificabile perché consacrata al dio romano. Chi è questo dio romano che nasce in questa area consacrata? È che è Ra, come il dio del sole, essendo romano Antonio, romano Anna e romano Amodeo, nei suoi primo nome e nei tre che cominciano per vocale, è un dio che, come descritto dal profeta Osea, che dice: dall'Egitto ho tratto mio figlio, è tratto dalle divinità dell'Egitto. Infatti il dio Ra è tratto dal dio del sole egiziano. Il dio Ra si chiamava Amon e Amon è la stessa quantità di lettere che sono in mano. Amon e mano diversificano tra di loro soltanto nell'ordine di una ma che si muta in am e di un no che si muta in on. Am on significa sono su,
nella lingua del mondo, e mano è la dizione inversa, quella trascendente. Ma nel cognome Amodeo non è trascendente, perché è trino, Amon in Amodeo, e mette insieme questo Amo con Ad Amo, ciò verso cui va l'intera umanità. Ora, il Dio però uno nell'antico Egitto ci fu quando fu chiamato Aton. Aton nella lingua del mondo non significa più Emon, ossia Amon, ma Eition, uno sulla croce. E quando questo uno sulla croce è un io sulla croce e diventa Ention io, è normale che da un io si passi da E, articolo che davanti alla T non ha la N, a un N perché è davanti a io. N io ti on, N ti on io. Ma bastano le prime quattro lettere di Anto per essere le stesse di Aton. Dunque, dall'Egitto ho tratto mio figlio, qui, proprio in via Pomerio, questa via sacra e consacrata al Dio romano, e che è disceso dall'Egitto in un paese chiamato Felitto, in cui si passa da un ego io, che sarebbe Egio, che diventa Eg Itto per la presenza di due croci a forma di T dentro l'io italiano. Quindi il nome stesso che ha l'Egitto indica un ego romano insieme a un io italiano con due croci dentro, le croci del Padre e dello Spirito Santo. Quando questo ego io con due croci dall'Egitto va a Felitto, quell'ego si muta in Fi, la lettera greca che è formata tra la I e la O quando sono una cosa sola e si imprimono una sull'altra assumendo la forma della Fi. Ma è un Fi, è un io spirituale che si chiama El, il Dio Elohim. Ecco, Fi El Itto è il modo giusto di andare dall'Egitto a Felitto. Dunque, tutti lo hanno visto, perché la condizione che Magic Oblivion annota, e potete leggere tutti, è questa. Quindi, come Gesù fu visto andare in cielo da coloro che furono presenti alla sua ascensione, così al suo ritorno sarà visto tornare dal cielo, ma questa volta non sarà visto solo da un piccolo numero di persone come alla sua ascensione, ma da tutti, certo, da tutti gli uomini del mondo che nella rinomanza che ebbe questo raid videro tutti scendere realmente un mezzo celeste trainato solo da due Elicca, che non avendone uno fu opportuno fare scendere prima. E Natal è proprio quel giorno Natale in cui discende il mezzo celeste, lo hanno visto tutti. Secondo ciò che è scritto, leggo il testo, ecco, egli viene con le nuvole
ed ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. In che senso? In questo caso, anche quelli che trafissero Gesù lo vedranno, perché chi trafisse Gesù lo fece proprio dando credito a Caino, alla sua visione che abbiamo ca in ognuno, e proprio in virtù di questa visione che abbiamo qui ognuno, ognuno ha visto e vede ancora tuttora nella crocifissione di Cristo la crocifissione di Cristo. Pertanto tutti gli uomini ca in omnes, ca in ognuno, sono nella condizione del Caino che è portato a credere alla uccisione dell'uomo fatta da Dio, anche nel caso in cui Dio uccida il suo stesso figlio, cosa a dir poco mostruosa, inaccettabile da parte di Dio. Ma sapete, quando si vede al contrario di ciò che è vero e si vede crocifissione, ciò che per Dio Padre è far nascere da morto in croce e fare scendere da quella croce, quello che viene da Dio è un nascere dalla croce e andare verso la bellezza del Gesù nato a Natale. E quel Natale diventa il punto finale della presenza di Gesù per il lato materno, in tutti poi gli antenati di Maria, mentre l'altro aspetto della paternità, quello legato al Padre, era quel modo di Dio di operare come Dio vuole, a livello di pura progettazione libera, assolutamente libera di far crollare le due torri gemelle, quando è questo lo scopo di Dio, di far vedere cose grandiose, di far apparire quei cerchi del grano che non hanno spiegazione, perché è opportuno, proprio come in quel brano che è stato segnalato da Magic Oblivion, solo una virtù che venga dall'alto, del cielo, del futuro, degli uomini che sono fuori dal contesto terrestre, ma questo è il contesto divino, solo questo può attuarlo con una ragione, perché non c'è nessuna ragione umana possibile nel mutare 5 pani e 3 pesci in una tale quantità che poi ne residuano 12 ceste piene dei rifiuti. Non c'è nessun modo. Ma perché l'uomo cerca sempre di trovare una ragione umana a ciò che è divino? E allora l'uomo, che in tutto il mondo ha visto scendere dal cielo quel mezzo celeste che era di una terna di cui uno era il figlio di Dio, è l'uomo che in tutte le parti del mondo vede il figlio dell'Onnipotente scendere nel nostro mondo reale dei Cesari, sì, dell'Impero Romano, in cui tutto ciò è accaduto. E vedete bene come la trascendenza stessa del secondo genito, che sembra essere il primo, e invece è il terzo. E questo dovete considerare con attenzione, perché proprio quel secondo vero figlio di Mussolini, che passava per primo vero e reale di Mussolini, di fatto
indicava il secondo. Voi dite in che cosa? Nel suo nome. Perché Bruno Mussolini indica B, ossia il numero 2, R, ossia il numero 2 romano, B, R, 1 musicista, 1 mus. Infatti Romano Mussolini si sarebbe qualificato in vita come un grande musicista. Il figlio B, Romano, 1 musicista, so lì Nazarenus Jesus. Questo trascende Bruno Mussolini. Il figlio B, Romano, 1 musicista, so lì essere il segno del Nazareno Jesus. Mussolini, quel mus che è richiamato anche nell'essere musulmano, perché il musulmano è nello stesso valore indicato nella potenza. Ma perché mus è nel segno della potenza? Nel segno della potenza di un romano. Nel segno della potenza di un romano che è il dio dell'essere. Perché è sum. È io sono in romano. Sum. Ma che travisato nel modo umano di un Caino è visto mus, mentre invece indica sum. Il musulmano trascende addirittura onam, onam, lus sum, sono su, luce sono. E questo è il musulmano, che non è stato preso in considerazione da quel cristianesimo che si è posto nella stessa condizione esclusivista con cui l'ebraismo si è posto nei confronti del cristianesimo. Gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù Cristo e nei cristiani si è tradotto in un modo simile a quello ebraico di non riconoscere il seguito del disegno divino uscito dallo stesso Abramo, un seguito che stava al principio totale della vita di Abramo, il cui primo figlio fu Ismaele e non Israele. Ismaele, sì, proprio il figlio avuto dalla schiava Agar. E tolto di mezzo, ma tra Ismaele e il figlio avuto da Sara, che si è chiamato Isacco, Isacco era da eliminare. Perché? Perché il vero primogenito era Ismaele. In virtù di quello che è vero in questo mondo, in cui il secondo sembra che è quello che è inferiore, viene invece tenuto su da Dio, è perché noi stiamo vedendo nel modo uguale e contrario. Di conseguenza, quello che viene dopo, che sembra essere dopo, in realtà è primo. Tra i due figli avuti da Abramo, uno che è parso essere primo in Ismaele e l'altro che è parso essere secondo in Isacco, ecco, vede che il vero primo è il secondo. Perché? Perché sono interattivi. Il vero primo è il secondo. Ma se allora è il secondo, allora il vero primo è il primo. Ma allora se il vero primo è il primo, allora lo è il secondo.
sono uguali, perché quando saranno rappresentati nel gemellaggio avuto da chi doveva essere tolto di mezzo, ossia da Isacco, e restano questi due come i figli diretti di un Abramo, una volta che abbiamo tolto di mezzo la generazione di mezzo, ecco che il duo che nasce in due gemelli è perché segna la parità di un padre e un figlio che sono nella stessa sostanza, perché il padre si presenta come 10 elevato a più 1, il figlio si presenta come 10 elevato a meno 1. La base è la stessa, l'esponente è uguale in quella quantità 1. L'unica differenza è che il padre procede dal padre verso il figlio. Il procedere del figlio è a ritroso, è meno 1, perché procede verso il padre. Tanto che i due versi del padre verso il figlio e del figlio che rientra nel padre li portano a essere una cosa sola. Come vedi, caro Magic Oblivion, tutto quello che tu hai chiesto e mi hai posto come una necessità, nel mio caso è esistito totalmente e io l'ho fatto vedere a te e a tutti quanti gli altri che hanno avuto la pazienza ora di ascoltare fino a questo punto, ma che certamente avranno come pazienza quando Dio avrà voluto far sapere a tutti che tutto quello che io oggi dico, questa luce che ora è tenuta ancora sotto il letto, sarà posta in alto nel lucerniere per risplendere. E allora, in virtù di questo splendore, tutti i posteri, quando apriranno questo video, lo considereranno come oggi sono considerati i Vangeli.